Sì, non mi ricordo più se questo è il secondo o il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Comunque siamo alle battute finali. L'ultima volta abbiamo battuto il boss finale vero del gioco ed ora stiamo per registrare l'ultimo episodio in cui vediamo le battute finali perché c'è un sacco di roba da vedere prima di passare ai titoli di coda dopo aver battuto il boss finale. Quindi ho ritenuto doveroso fermare l'episodio scorso a dove si è fermato e vedere quello che succedeva. Abbiamo scoperto come ci chiamiamo. Ci chiamiamo Frisk. Ciao, il nome che abbiamo dato all'inizio del gioco è annientato il nome dell'umano caduto che aveva conosciuto Asdel, il figlio di Toriel e Asgore, che poi è morto nella storia che ci hanno raccontato tutti i mostri la prima volta che avevamo raggiunto la Sala del Trono. Ecco, quel Ciara che ha detto a Asgore per tutto il tempo ha pensato che fossimo noi, in verità è morto da tempo. Noi siamo Frisk. Frisk! È stato tutto un brutto sogno. Col potere di tutti, Asdel ha distrutto la barriera. È il momento di vedere cosa succede. Per favore, svegliati! Ecco tutti quanti. Oh, sei sveglio! Grazie al cielo! Eravamo così preoccupati! Senti, avevo la terribile sensazione che tu te ne fossi andato per sempre. Già, ancora un po' e mi sarei cacata sotto. Dici la prossima volta che decidi di fare un pisolino, ok? Già, hai fatto piangere Papyrus come un bamboccio. Cosa? Io non ho pianto, io non piango! È solo che mi è andato qualcosa nell'occhio. Che cosa è? Perché cosa ti è venuto? Cosa hai preso? Cosa ti è andato nell'occhio? Lacrime! Calma, calma. L'importante è che la cosa importante è che Frisk stia bene. Ecco Frisk, perché non beviamo un po' di tè? L'ho fatto, ti farà sentire molto meglio. Che dici, che dite di dargli lo spazio che gli serve per tutto? Deve essere esausto. Nonostante non ne sia certa. Frisk, non ricordo esattamente cosa sia successo. C'è stato un fiore e poi tutto è diventato bianco. Ma boh, la barriera è distrutta. Quando sei pronto, ritorneremo tutti quanti alla superficie. Sembra che la porta d'est ci guiderà all'uscita. Ma prima, forse vorrai fare una passeggiata? Puoi dire addio a tutti i tuoi meravigliosi amici. Fai quello che ti senti. Aspetteremo tutti quanti qui. Oh, perfetto. Signori, io salvo e ci andiamo a vedere le ultimissime cose del gioco, se posso. Prima cosa da vedere è che qui tutti quanti non c'hanno solo un dialogo di fine gioco, ce ne hanno tipo almeno tre. Ciao Frisk! Scusa per quasi aver provato a uccidere tre dettilani, ma mi sento molto male per questo. Spero che possiamo ancora essere amici. Ehi, non preoccuparti, Asgore! Penso che tutti quanti abbiamo provato a uccidere Frisk almeno una volta. Oh, va bene, capisco. In quel caso non sono dispiaciuto, Frisk. Asgore, non era quello che intendevo! Frisk, ho appena realizzato. Ora che non stiamo più combattendo l'uno contro l'altro, posso finalmente chiederti. Vuoi desideri una tazza di tè? Certamente. Desideri una tazza di tè? Ma sì, dai. Oh, bene! Di la verità, la tazza che ho adesso si è raffreddata. Quindi non dovresti averla. Ma sono felice che tu mi abbia detto di sì. No, appena potrò ti farò un altro po' di tè per te. Così potremmo essere grandi amici. Oh, Frisk, se non sei troppo impegnato. In questi giorni dovremo fare una bella camminata e avere trascorrere un bel momento. È importante. Non so se l'ho farato, ok, dice qua, è importante, ok. Psst, Frisk, devi dirmi una cosa. Pensi che Asgore e Toriel ritorneranno insieme? Non penso. Già, è quello che pensavo. Una donna può sognare, giusto? E scrivere fanfiction? Un sacco di fanfiction! In secondo luogo, forse non scriverò fanfiction su persone reali, intendo.
La vita reale è già la fanfiction più grande di tutte, no? Non dire a nessuno quello che ho detto. Perché lo posterò online. Sicuramente sono eccitato di poter finalmente usare l'intelletto umano. Scommetto che avremo un sacco di cose da guardare io e Dandine. Oh cielo! Siamo in grado di guardare gli anime online? Certo, Dandine! Per cosa pensi che abbia combattuto per tutto questo tempo? Già! Per cosa. Whoops! Jinx, non sapevo che avresti fatto quello scherzo! Aspetta, Fizz, non sapevo che conoscessi Sense. Beh, ma non lo sanno tutti? Chi è Sense? Chi diavolo è Sense? Torian? Ehi, Fizz, perché non vai a trovare Metaton? Anche lui è stato qui per un pochino. Ma ha detto che doveva andare da qualche parte. Ah, quindi prima che ci svegliassimo è venuto, poi è andato via. Allora, Fis, cosa vuoi fare ora che siamo tutti liberi? Abbiamo l'intero mondo da esplorare adesso. Beh, ovviamente, andò fuori e... no, sarò onesta. Resterò in casa con le anime come un perdente sfigato totale. Quello è lo spirito. Tutti quanti, cioè, festeggiamo gli sfigati ad essere sfigati. All'essere sfigati, Papyrus ha avuto l'idea giusta. Perdere contro Frisk è la cosa migliore che mi sia mai successa. Quindi sono lieto del fatto che. Che c'è, Asgore? Che cos'è un anime? Oh mio Dio! Frisk, per favore! Aiutami a spiegare che cosa è arrivato ad Asgore. Vedi, è tipo un cartone, ma. Con le spade, con le pistole e con le spade, sono vecchio stile. Quindi è tipo un cartone, ma con le spade. Cielo! Sembra carino! Dov'è? Dove posso vedere un anime? Resisti, penso di avere qualcuno sul telefono. Ecco, guarda questo. Quello è. Ho sbagliato. Non importa. Oh cielo, quei due robot si stavano baciando? Cielo! La tecnologia è senz'altro qualcosa di fenomenale, eh? Già, sicuramente. Ehi, Alphys, pensi che potremmo guardare insieme qualche combattimento, poi? Poi, qualcosa con le principesse? O combattente, o principesse combattenti? Vedrò se riesco a trovare qualcosa del genere, dai. Yay! Ehi, Frisco, perché non vai a salutare l'Afstablock? Digli anche che lo saluto anch'io, eh. Ok, dico tutti quanti tre battute. Allora, Ascog, che dici di farmi membro della Guardia Reale? Beh, Papyrus, ora come ora la guerra è finita. Non avevo più bisogno della Guardia Reale. Cosa? Allora, qual è? E allora il fatto della missione sugli umani? Hanno viaggiato tutti lungo e largo e io non sono ancora un membro della Guardia Reale. Davvero, questo è il finale peggiore possibile. Parliamo ancora. Sembra che tu abbia completato la tua missione, Frisk, ma io, il grande Papyrus, sarò sempre tuo amico. Non importa quanto proverai a sbarazzartene. Ehi! È vero! Frisk, perché non vai a fare una passeggiata? Frisk, perché non voli? È più veloce. Sì, Frisk, perché non voli? Volare sembra un po' pericoloso. Ma loro non possono volare. Non con quell'atteggiamento. Ok. Ehi, Frisk. Cos'è quell'espressione strana? Senso, ti ho già detto della volta in cui Frisk flirtò con me. E poi mi chiese di chiamarmi madre. Oh cielo! Wow, Frisk! Questo mette la nostra relazione in una luce totalmente differente. Ehi, Togi, hai qualche altra storia imbarazzante? Oh, sempre! Ma penso che quella storia sia una delle più incredibili.
È difficile pensare che qualcuno volesse flirtare con me. Oh, Toriel, non hai, tu non hai idea. Scusa, non ho il tempo per parlare, Frisk. Ora dovrei lavorare, adesso, in questo momento dovrei lavorare. Ma non stai lavorando, lo so. E sta prendendo tutta la mia concentrazione. Ah no, ok, ok, va bene. Ciao, Frisk. Alphys ha mirato il mio telefono. Mi sto divertendo un sacco a scrivere messaggi. Sens, do un'occhiata a quest'ultimo. Oh cielo, Tori. Quello era brutale. Non riesco a credere che la regia sia tornata. E che anche lei sia una grande capra, nel senso di stupida. Voi due siete due piedi, siete come dire, siete come... siete fatti l'uno per l'altra. Perché state scrivendo? Non preoccupatevi, Papyrus, stiamo scrivendo per una buona ragione. Perché? Beh, perché entrambi siamo dei grossi stupidi. O dei scemi, insomma. Sens, per favore, non dire così. Tu non sei uno scemo. Tu sei più di una testa d'osso. Wow! Quelle fra due sono pure meno divertenti, dette da lei. E allora perché stai sorridendo? È un sorriso di umiltà. Frisk, non sentirti messo da parte. Ho scritto messaggi anche a te. Perché non controlli il mio numero dopo tutto questo tempo? Non lo fai? Frisk, credici a dare un'occhiata in giro prima di andartene. Vedere quanti buoni bei amici ti sei fatto. Sono quasi sicura che tutti quanti avranno qualcosa da dirti. Proviamo un po' di occultare il cellulare. Toriel. No, è arrivata la notifica. Caro Frisk, Sess e Duffis mi stai insegnando a messaggiare. Sto imparando così tanto. Ad esempio, sai che cos'è uno smiley? È tipo, guarda questo. Ok. Ora, rivoltalo verso sinistra. È un ritratto di me che ti sto sorridendo. Riesci a vederlo? LOL, quello sta per un sacco di risate. Ho imparato qualcosa io, di nuovo. Con affetto, Toriel. È tutto per ora. Forse nella prossima stanza riceverai un altro messaggio. Proviamo. Ciao Frisk, come stai? Sei stato a girare per un po' di tempo? Spero che tu non ti stia cacciando nei guai. Stavo scherzando, LOL. Con affetto, Toriel. PS, non entrare, non andare, non finire, non metterti nei guai. Adesso ad ogni stanza controllo, Scusami, non intendevo scriverti con affetto, intendevo dire sincerely, intendevo sincerely, ok, qui è corretto, una roba grammaticale. È difficile usare questa roba con delle mani così grandi. Forse dovrei chiedere a Sensi di scrivere per me, sì, effettivamente. Forse scrivere meglio di te, Sensi, effettivamente, che ha le mani ossute. Vabbè, controlliamo ancora. Un altro messaggio. Sens sta scrivendo per me. Wow, ok. Immagino che questi messaggi là sono suoi. Siamo là. Vabbè, prendo comunque la strada corta per parlare con tutti quanti. In ogni caso. Ehi, Frisk! Paratoria! Ho appena fucinato un milione di pasticci. Ne fa qualcuno? Assicurati di lavare i denti prima di attraversare la strada, Frisk, perché cazzo ha scritto? Questo ha senso, sicuramente. Non ho detto assolutamente quello che hai appena letto. Ciao, sono Sens, mi piace tantissimo, voglio tanto un mondo di bene a mio fratello. Non so cosa voglio dire con quest'ultima roba che ha scritto, però lo sapevo che tu vuoi un mondo di bene a tuo fratello. Chi non ne vorrebbe? Quindi l'ascensore qua. Questo episodio comunque sarà lungo, mi sa, perché parlerò con tutti. Vediamo. Sono Sens, Frisk. Sai che mi piace lettera Get Old, venire posto in tutto. Mi piace anche pensare che Toriel sia molto brava e... Scusa. Punto. Ok. Cazzo.
Parlando di Gettone, tu Gettone, una roba del genere. Vediamo un po'. Ti ha mandato un messaggio titolato video dei gatti. Dentro lei descrive un video che ha visto di un piccolo animale bianco. Non ci sono link. Ah, ok. Ne avrò un bel po' di questi messaggi, però poi finiranno. Manda due somme. Aspetta, controlla. Ciao Frisk. Nonostante tu, spero che tu possa piacerti questo. È un asci art di una lumaca. Ciao Frisk. Andare Papyrus. Vogliono che cucini qualcosa. Voglio cucinare qualcosa assieme a me. Sesame sta dicendo che sono dei eccellenti cuochi. Sono così eccitata. Forse se sei fortunato potrei avere qualcosa. Ciao Frisk, se sei e cominciamo una band, sai come ci chiameremo? Dreamer Femur, lol. No, scherzo, è una battuta. Non dirlo a. Non mi chiamerò mai Dreamer. Questa cosa dice? Scusa, non abbiamo più ospiti? Mai più, non avremo mai più ospiti, mai più. Siete già tutti qua, state per uscire, ragazzi. Immagino che prendo per delle cose più tardi. Ottima notizia, l'ascensore ha ripreso a funzionare, ma ora sono troppo indaffarato, non abbiamo ancora avuto possibilità di utilizzarlo. Ok, vedo che tutti quanti i personaggi che non sono personaggi principali hanno una battuta. Come slime sono ultra gioioso. Ah, c'è anche lui che c'è. Scusa, il resort sta chiudendo, ma penso che troverei qualcosa di bello in cui andare. Ok. Controlliamo anche di qua, eh. Ciao Frisk, andare molto forte. Papyrus ha fatto la scommessa che lei non riuscirebbe assolutamente a sollevare tutti. Ce l'ha fatta. L'unico problema è che non sapeva come metterci tutti giù. Sta cercando di finire il lavoro. Poi posso fare qua qualcosa? Il servizio di camera non è mai più arrivato. Ah, mi sa che non posso più fare niente, mi sa. Forse posso ancora vedere la camera di Sasha, nel caso. Ciao Frisk. Office mi sta dicendo molte cose interessanti su fatti del mondo umano. Molte delle cose sono sbagliate, a quanto pare. Frisk, non dirle nulla di divertente, ok? Non dirle nulla di divertente su questo, ok? Ciao Frisco, ho sentito che giocare ai videogames per troppo tempo ti fa male. Comunque, non ti ho visto giocare ai videogame affatto. Dovresti essere molto in salute, che bello. Ciao Frisk, penso che dovrei spegnere il telefono per ora. I tuoi amici sono tutte quante delle persone adorabili. Penso che spenderemo un po' di tempo a conoscerci meglio. Fai bravo, ok? Con affetto Toriel, ok? Sono così eccitato di vedere i buon gelati in sua superficie. Se tutti i romani sono come te, penso che sarà un modesto successo. Andrei ci ha detto che la Guardia Reale è stata sciolta. Tipo, bella, immagino che non dovremmo, che dovremmo tutti quanti fare pace e amore. Sembra felice. Quindi se io parlo qui con Toriel qua. Toriel non ti ha inviato più dei messaggi. Qui c'è ancora questo sbalordito. Aspetta, cosa? Vuoi una rivincita? Andiamo a parlare con la ragazza Rand. Dovrebbe essere al Left Floor 2. No? Aspettate, che c'ho una memoria infallibile. È al Left Floor 3. Eccolo qua. Dove è finita? Sulla superficie non copro più il coso dei ragni. È la mia risoluzione. Ok. Andiamo velocemente di qua che. Vabbè,
voglio parlare con tutti, capitemi, sarà... Pensavo aver capito dove stia la signorina, penso che stia dove l'abbiamo affrontata. Quindi veloce personaggio. Ciao ragazzi. Eccola qua. Bonjour, caro. Ho appena finito di sistemare tutte le mie donazioni. Abbiamo finalmente raggiunto abbastanza soldi per salvare tutti i ragni dentro le rovine. E saremo anche in grado di farlo al di fuori. 4 coppe di non so cosa per ogni ragno. Ok. Dice qualcos'altro? No, ok, no, non dice nient'altro. Oddio, chi è questo? Metaton. Hai riconosciuto la mia voce da quando l'ho chiamato e lui mi ha dato il suo vestito. Sono così. Ah ah! Ok, sono tornata qua. Cioè, l'ideale sarebbe riesplorare proprio tutte le aree, però non faremo mai in tempo a vedere tutto, 21 ore, insomma. Va, andiamo a Waterfall, andiamo a parlare alla gente, perlomeno la gente che c'è al paesino di Waterfall, dove allora a Waterfall dovrebbero esserci, mangio un fungo ogni giorno perché così so che mi stai ascoltando. Cosa? Ah, ok. Allora ricordo bene che adesso qui a ovviamente a Waterfall ci sono Napstablock e Metaton davanti alle loro rispettive case. Quindi non hai mai incontrato la fede del mio vicino? Non disperare, questo mondo ha infinite opportunità, ma c'è un limite alle cose che puoi fare oggi. Accetta il fatto che questa è salute. Prendi, ecco la benedizione del vicino. Considera questa benedizione come tu voglia, come vuoi. Eccoli qua, allora parliamo qui al Napstablock davanti a casa sua. Cosa? Undyne ha detto di salutarmi. Allora dille che io dico qualcosa di figo. Umano, non dimenticherò mai quanto tu mi abbia fatto i complimenti quando stavo fingendo di dormire. Nessuno mi aveva mai fatto riposto così tanta fiducia nel mio finto dormire. Oh, e questo è strano, ma qual è il tuo nome? Tutti quanti sembrano saperlo, tranne io. Sembra che io sia un po' fuori gioco ultimamente. Ero seduto a casa mia ad ascoltare la musica. C'è stato un flash luminoso fuori dalla mia finestra. Ho visto che le lumache nella mia fattoria erano sparite. Poi ho sentito qualcuno bussare alla porta. Il flash, la luce fuori, la luce luminosa voleva, il fascio di luce voleva entrare. Quindi ho chiuso le finestre. Ora tutti quanti sanno il tuo nome tranne me. Secondo me quello che bussava alla porta era Metaton. Comunque, Frisk, ok, non lo dimenticherò. Il tuo nome? Frisk. Non l'ho dimenticato, perché ho pianto le lettere nella mia mano. Oh no, le lettere nella mia mano si stanno unendo. Oh no, sto per dimenticare il tuo nome. Oh no, sto cercando di piangere più lacrime nella mia mano. Oh no, le lacrime stanno formando una lunga pila. Oh no, oh il tuo nome è lunghissimo. Oh no, le lettere. Ok, va bene. Secondo me, quindi a quanto pare Napstablock è l'unico che non è stato posseduto, tra virgolette, da Asriel, e quello che bussava davanti alla porta di casa sua, secondo me, è a Metaton qua. Ehi là! Eccoti qua, carissimo Frisk.
Rifatti gli occhi, dottoressa Avis ha completato il mio splendido nuovo corpo. Oh, e l'ha sentito? E l'ha sentita l'ultima? La bacchina è aperta! Non vedo l'ora di vedere il sole. Il più grande riflettore di sempre. Oh sì, suppongo che debba ringraziarti, tesoro. Prima di combatterti avevo dimenticato quanto fosse divertente fare una andare in scena con qualcun altro. Quindi io sto cercando dei bei talenti per riempire la mia prossima, la mia futura troupe. Finora Sharon ha concordato con me nell'essere la mia, come si dice, backup singer, quindi la mia tipo voce di sottofondo, la mia cantante di sottofondo. E Blue, Napster Block qui, sarà il mio sound mixer. Blue, stava per chiamarlo Blucky, perché prima di diventare un robot, quando era uno spettro, lo chiamava Blucky. Era solita a dare soprannomi di questo genere. Quindi, gli viene ancora da chiamarlo così. Tre di noi che andranno insieme, in scena insieme. Sembra bellissimo, non è vero? Frisco tesoro, puoi aiutarmi con qualcosa? Che tipo di merchandise pensi che vorrebbero comprare gli umani? Ho pensato a alcune idee finora. Bottoni con la mia faccia, stica con la mia faccia, CD con la mia faccia, posta con tutto con la sua faccia, t-shirt, underwear con solo le canottiere e un pupazzo di Toggle. Ma sai, con la mia faccia posto della sua. Quindi cosa ne pensi? Un sì o un no, non è stato programmato per questo. Favoloso! Sono completamente d'accordo. Oh, Fisk, perché non vai a vedere come sta Artis? Da quando il fascio di luce, dopo quel fascio di luce stava lavorando duro su per risistemare tutto. Appena in tempo, eh? Ok, no, che okay, non dice nient'altro. Ok, perfetto. Ci sta che se più altro di me effettivamente Metroton è tipo, visto che è fatta a fattezza da sembrare un umano, sarà alto 1,80 m minimo. Usi i suoi mori. Ok. Ora probabilmente la casa crollerà, ma sai cosa? La casa è dove sta il tuo cuore. Hai raggiunto la fine del tuo lungo viaggio. Che lungo viaggio, ricordati di scaldare i muscoli. Vabbè ragazzi, andiamo a Snowdy adesso e chiudiamo qui i saluti. A Snowdy dovrebbe esserci tutte le amalgama, perché tutta la gente che su cui sono stati fatti esperimenti dovrebbero essere tutti quanti i Snowdy. Ah, basta. Torna qualche volta, ok. Ah, qui c'è il lupo che ha smesso di buttare cose. Il lupo del ghiaccio non deve più lanciare il ghiaccio. Il lupo del ghiaccio può porre solo una pausa e comprare qualcosa. Sì. Sì, perché questo sei l'inizio di un nuovo mondo. Wow, questo spirito avventuroso. Mi sento come, tornato bambino. E i miei bambini sono tipo doppiamente bambini. Quando gli umani fanno i mostri, giocano a mostri umani, si chiamano solamente umani umani? Wow, possiamo giocare a mostri umani con i reali umani. Ah, che splendido, no, forse se non rispondo sentirò di nuovo. Questo qui è uno che non uscirà mai da casa sua, abbiamo capito. Oh, siamo liberi? Finalmente sono in grado di smettere di sorridere. Sembra che non devo preoccuparmi su fare scherzi. Andrò a dire tutti quanti una battuta, ma non ne ho effettivamente una. Oddio, eccoli qua. Ora che i nostri genitori sono la stessa entità,
Significa che sono sposato con mia sorella? Aspetta un attimo, siamo cani. Queste cose sono normali. E beh, giustamente. Giustamente. Si capiscono, si intendono perfettamente. Tutti i nostri genitori sono stati combinati in questa cosa orribile. Va tutto bene. È davvero. Hanno davvero riportato. Hanno rimesso la nostra famiglia insieme. Avere un membro amorfo in famiglia è bellissimo. Si muovono sempre, così posso vederli al 100% tutto il tempo. Vediamo un po' se posso entrare qui dalla camera di Sans. Avrei dovuto farlo prima dello scontro finale. In ogni caso, hai sbloccato la porta. Ah, mi fa la gag con lo stesso. Bene. Volevo proprio questo io. Oh, che cazzo è? Che c'è qui dentro? Oh, ecco. Ehi, Sans, hai visto i miei? Oh, ciao! No, tu non sei Sans. Aspetta un secondo. Perché stai usando un tapirulano nel buio? Ti stava facendo uno scherzo attraverso il tempo e lo spazio? Odio quando lo fa! Quanto immaturo puoi essere! Inoltre, hai visto le mie action figure? Aspetta, so dove guardare! Nella mia collezione, niente! Qualche volta sono un genio, tutte le volte. È un treadmill, c'è un messaggio attaccato sopra. Ah, un tapirulano ancora attaccato sopra. La verità è che sei stato posseduto, nerd, ok. Ci sono dei calzini. C'è la pila di calzini sporchi di Sans. Scandaloso. È una lampada. Accendila. Non c'è la batteria. La batteria. Una torcia è bloccata nel. Ok. Accendila, va bene. Ha finito le batterie anche la flashlight. Bene. È un materasso sporco. Ma ragazzi, ma come? Quanto tieni male? È una lettera di ringraziamento. Rivolta a Babbo Natale. Qui c'è un tornado di roba. Sembra essere un tornado autosostenibile fatto di spazzatura. Con una pasta di spaghetti che gira. Poi ragazzi c'è un'ultima roba che non vi ho fatto vedere, ma sta qui. Ecco, questa roba qua. Dog Shine, donare? Dogniamo, dogniamo. Ho messo un gold nella scatola. Ti senti? Comunque, di aver perso un sacco di tempo. Ne ho ancora. Ancora un altro. Dogna. La scatola è piena. Forse se lasci e ritorni, do l'azione verso stato 7 per qualcosa, ragazzi. Vale la pena solo per la gag. Che è cambiato. Sembra che siano usati per prendere delle luci. Ah. Infatti c'è un po' più di buio qua. Dai, doniamo 0 su 4. Donato. Dona, dona, dona. È bello che posso donare solamente un coin alla volta. Sembrano dumplings. Cosa sono? Sembrano quelli il cibo di Monster Hunter Rise. Sembra che il cane non gli piaccia molto. Finora le donazioni sono state completamente sprecate. Ricordo di aver guadagnato il trofeo, l'unico trofeo di platino del gioco facendo ste boiate. Che si chiamava Non hai nient'altro di meglio da fare? E non mi ricordo quando finisce questa tiritea. Ma dopo questo io direi di smettere. Qualche tipo di mascotte gonfiabile, non è chiaro come stia andando. Vabbè, stai qua già da donare, va bene. Facciamo che basta. Però sappiate che sei arrivato alla fine e guadagnate il trofeo platino. Non è niente di meglio da fare. Nient'altro di meglio da fare. Oh, sono Yogi, ciao. Ho sentito che la dottoressa Alphys ha detto al re e alla regina che cose terribili che ha fatto. Il re si è sentito così male che non lo sapeva. Le ha dato un grosso abbraccio. Poi la regina l'ha licenziata. Ora non abbiamo più una scienziata reale. Politica. Yo! Come va? Sto tipo pensando, forse Undyne non è figa come pensavo. È solo rude. Ma io!
Ho trovato un modo per essere ancora più figo. Oddio, imitare Papyrus. Sarebbe bello mostrare ormai la nostra tradizione di mettere le gare sotto un albero. Probabilmente saranno straniti a questo, tranquillo, l'abbiamo inventato anche noi. Chi in un modo che nell'altro ha inventato la tradizione del mettere le gare sotto l'albero. Quel bambino laggiù mi ha detto che è strano avere un coniglietto come animale domestico. Prima di tutto dovrebbe esserci un registrale, carino. Secondo, cosa? È normale camminare con un fratello minore a guinzaglio, giusto? Qualcun altro è stranito da quel fa dal fatto che da quei da quello strano amalgama o. Ricordo che possiamo anche andare a parlare con il cervo dei regali nella foresta. Quanto cacchio è profonda sta foresta, guardate lo spazio qui sotto. Oh, c'è anche lui. Forse qualcuno nella superficie mi presterà attenzione, ci sono un sacco di persone. Qualcuno dov'è, no? Ecco qui il cervo. Tutti quanti se ne stanno andando, eh? Meno male, forse finalmente avevo un po' di pace e tranquillità. Qui invece c'era la famosa porta, no? C'era la porta che non si sapeva cosa ci fosse al suo interno. È la porta. E non si aprirà mai più questa porta. Bene, signori, direi che alle rovine non ci torno, fa lo stesso. No, aspettate! No, alle rovine c'è qualcos'altro! C'è Asriel alle rovine, ma perché non ci ho pensato? Rifacciamo tutto il giro qua. Oh, c'è anche lei. Siamo tutti liberi? Ok, smetterò di ridere. Lo sa quel cane? Probabilmente non lo sa, vero? Non ho parlato con tutti, lo so bene, però fa lo stesso. Si torna alle rovine. Oh, c'è anche lui. Immagino che ora dobbiamo andare in superficie. Ci sono foreste dove possiamo vivere, giusto? In cui possiamo vivere, giusto? Perché le lucciole, certo, ce ne sono parecchie. Dai, comunque sono felice di essere riuscito a vedere quegli ultimi due extra piccolini nini che volevo vedere. Qui c'è un pezzo di neve. Ah, riesco a sentire il pezzo di me che è stato portato, di cui ti sei tanto preso cura. La barriera si è aperta. Allora se non hai troppo da chiedere, potresti comportare quel pezzo di me in superficie? Lo apprezzerei davvero molto. Ah, c'è anche questi. Il doctor mi hai portato mia moglie. Ritornato dei morti. Mio figlio sembra essere di nuovo felice. La nostra famiglia è più grande che mai. Ora che mia moglie è combinata con 16 altre persone. Mamma dovrebbe condividerla solamente con le altre persone. Oh, ma è ancora mia mamma. Questo è figo perché siamo fatti di ghiaccio e cose. Cosa? È una battuta? Cosa? È una battuta? Ridila, ridi! Neve, ok. Quindi questa è la mamma del piccolo. Va bene, intanto prendiamo qui il pezzo di pupazzo di neve. Ecco fatto. Non cambia ancora, non ricordo, però va bene. Anche quella lampada convenientemente della nostra misura. Ragazzi, faccio tutto il giro delle rovine adesso per quando arriviamo alla fine, metto in pausa, ritorno all'uscita del mondo,
ci vediamo i filmati finali, ci ricordiamo perché ne vale la pena. Aspettate, metto in pausa. Facciamo che metto in pausa e arrivo a vedere quello che voglio vedere nelle rovine. Poi avvio il video e poi rimetto di nuovo in pausa, perché altrimenti non riusciamo a starci neanche questo episodio finale con i crediti, con i titoli di coda. Ed eccoci qua, peccato almeno 5 minuti. Eccolo qui, pensavate che Asley si fosse accoraggiato a spawnare. E invece, non preoccupatevi per me, qualcuno dovrà prendersi cura di questi fiori. Oggi, se si robe che disse Toy Frisk, per favore lasciami solo. Non posso tornare, non posso, ok? Non voglio spezzare il loro cuore di nuovo. Sarà meglio se tu non mi veda mai più. Perché sei ancora qui? Stai cercando di farmi compagnia? Frisk! Ehi! Lascia che ti faccia una domanda, Frisk. Perché sei tornato qui? Tutti quanti conoscono la leggenda, no? I viaggiatori che scalano il monte Abbot si dice che scompaiono. Frisk, perché mai scaleresti una montagna in quel modo? È stata follia, stupidità, è stato destino? O è stato perché tu, volevi solo conoscere la risposta, vero? Sì. So perché ci ha scalato la montagna. Non era per una ragione molto felice. Frisk, sarò onesto con te. Ciara odiava l'umanità. Perché lo abbia fatto, perché era così, non me lo disse mai. Ma si sentiva molto forte in questo. Frisk, tu sei davvero diverso da Ciara. In verità, nonostante voi siete simili nelle scelte fashion, non so perché abbia agito come se. Non so come abbia, perché mai abbia agito come se tu fossi la stessa persona. Forse la verità è che Ciara non era veramente una così brava persona, mentre Frisk, tu sei il tipo di amico che io avrei sempre voluto avere. Quindi forse avrei dovuto proteggerti un pochino. Siamo onesti, ho fatto delle cose molto strane come fiore. C'è un'ultima cosa che vorrei dirti, Frisk. Quando Ciara ed io abbiamo unito insieme le nostre anime, il controllo sopra il nostro corpo fu attualmente spezzato tra noi due. C'era chi voleva prendersi il proprio corpo vuoto, e poi quando siamo andati al villaggio c'era quello che voleva usare il nostro pieno potere. Io fui quello che resistette, e poi per colpa mia è per questo che sono finito a divenire, sono diventato un fiore. Frisk, per tutto questo tempo mi sono nascosto dietro quello, mi sono vergognato per questa decisione. Ecco perché ho adottato quell'orribile visione del mondo. Uccidere ed essere uccisi. Ma ora, dopo averti conosciuto, Frisk, non dovrei più rifiutare quella decisione. Ho fatto la cosa giusta. Se avessi ucciso quegli umani, non avremmo mai potuto evitare la guerra contro l'umanità. E alla fine tutti quanti sarebbero stati liberati, no? Mi sento ancora così triste sapere quanto tempo ci abbia impiegato per capire che quella non era la decisione perfetta. Ma se non riesci a rifiutare le scelte difficili nella tua vita, ma non puoi rifiutare per tutta la vita le scelte difficili, no? Non era quello che non è per questo che hai fatto la vita. Ma quello è oltre questo punto. Frisk, grazie per avermi ascoltato. Dovresti davvero andare con i tuoi amici, ok? Oh, e per favore, in futuro, se mi vedrai, non pensare che sei io, ok? Voglio che tu mi ricordi così. Come qualcuno che è stato tuo amico per un pochino. Oh, e Frisk, fa attenzione là fuori, ok? Nonostante quello che pensino tutti, non è bello come qua giù. Ci sono un sacco di flowy là fuori, è vero. E non tutto può essere risolto facendo le brave dei bravi. Frisk,
non uccidere e non essere ucciso, ok? Quello è il modo migliore in cui posso dirtelo. Beh, ci vediamo, Frisk. Non hai nient'altro di meglio da fare? Ok, con queste frasi direi che... Niente, io volevo vedere il finale del gioco in questo episodio, però siamo già a 45 minuti e a conti fatti non ci sta niente delle ultime cose che voglio vedere, non ci stanno i miei commenti finali, non ci sta i titoli di coda, non ci sta niente di tutto questo, quindi per vederli, ragazzi, per vederci finale con tutta calma, fermo ancora una volta l'episodio, quindi il prossimo episodio che sarà il finale definitivo del gioco. Non posso interagire con il coso, lo stupidotto, mi dispiace. E ragazzi, nel prossimo episodio, che sarà definitivamente l'ultimo episodio del gioco, perché non aspettavo che parlare con le persone in giro perché il sottosuolo mi avrebbe portato via così tanto tempo. Nel prossimo episodio, quindi, vedremo di vedere la fine del gioco, di vedere i titoli di coda, di fare qualche piccolo commento finale e di vedere cosa succede quando riapro il gioco una volta visto questo finale, perché sì, naturalmente succede qualcosa. Intanto sapevo che avrebbe fruttato parlare con Asriel, lo sapevo che avrebbe fruttato, ho detto più di quanto mi ricordassi, però mi ha fatto piacere lo stesso, abbiamo scoperto un botto di robe. E vabbè, qui casco dal peo tutte le volte. A domani.